Per me personalmente è tutto, perché comunque mi ha aiutato a crescere e se sono quello che sono ora lo devo solo ed esclusivamente grazie allo sport. Boh, lo sport è secondo me un modo per migliorare il modo di vivere proprio. Sì, logico, uno si allena per vincere, logicamente, per riuscire ad avere dei buoni risultati, però anche se non sempre ci si riesce, comunque alla fine si è contenti per il lavoro che si è fatto, per lo sforzo. Ti porta a capire tante cose di te, a conoscere tante cose di te, ti porta a maturare. È come una storia d'amore. Alla fine, anche quando magari la passione finisce, rimane l'affetto. È la tua vita praticamente. Secondo me bisogna sempre provarci in tutta la propria esistenza, in qualsiasi campo, dalla scuola adesso allo sport. Comunque il metodo migliore è l'allenamento, cioè solo è sempre quello, cioè dedicarsi anima e corpo quotidianamente all'attività fisica, i risultati arrivano comunque. Se vogliamo mettere a paragone due miti del passato come per esempio Pietro Mennea, che tutti conosciamo, e Ben Johnson, due modi diversi proprio di vivere la vita. Cioè Pietro Mennea era un uomo capace di fare 40 volte 60 metri in allenamento e 10 volte 300, cioè senza usare nessuna sostanza. Mi allenavo tantissimo, quindi 5-6 ore al giorno, l'ho fatto, lo dico sempre, 350 giorni l'anno. Cioè, ma questa non è una cosa, cioè, eccezionale o così diversa, questa è la regola. Vittorio, quando veniva chiamato ai convegni a parlare di metodologia dell'allenamento, poi mostrava questi carichi di lavoro e questi sostenevano, diceva, questo atleta è morto. No, no, e Vittorio gli rispondeva, no, no, questo vive, è sano, va bene. Quando ci troviamo, soprattutto nell'atletica, che è uno sport molto individuale, tutti vicino in un blocco di partenza, siamo noi contro le altre, è vero, ma soprattutto noi contro noi stesse. Devi essere sempre al 100%. E essere al 100% si può. Si può se c'è la salute, chiaramente, se c'è la motivazione, se hai dei bravi allenatori e se sei disposto a credere al sacrificio. Per essere un buon vincente bisogna anche saper perdere e cogliere dalla sconfitta l'aspetto migliore, che è quello di trovare la forza per spingersi oltre ogni giorno, andare oltre le proprie capacità. Cerco sempre di misurarmi con me stessa per una sorta di sfida, un orgoglio personale. Lo sport è un esercizio etico, morale, significa mettersi dalla parte di chi vuole essere corretto. Lo sport nasce per questo, ci mettiamo in una linea ideale vicini, uno dà il via, vince chi